Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete visto, c'è qualcosa di strano. Cioè, Riccardo non è il solito Riccardo, è un po' più rigido. No, a parte gli scherzi, oggi Riccardo non poteva esserci perché aveva un impegno a cui non poteva mancare. Però siccome volevamo fare oggi questo video, abbiamo deciso di registrarlo lo stesso anche senza Ricky. Anche se l'ho sostituito benissimo con questa sagoma, quindi non mi sento solo nel fare questo video. Il video che andiamo a fare oggi è un video unboxing, cioè il corriere oggi ci ha portato un pacco che ovviamente sappiamo cosa contiene perché è l'unico pacco che doveva arrivarci oggi, quindi sappiamo cosa c'è dentro, però non l'abbiamo ancora aperto, quindi lo apriamo adesso insieme e scopriamo cosa contiene. Il pacco che andremo ad aprire oggi è questo, vedete, è ancora tutto sigillato, non è ancora stato aperto, lo apriamo adesso insieme a voi. Quindi appoggiamo qua il pacco, prendiamo il taglierino e andiamo ad aprire il pacco e a scoprire cosa contiene. Ricky, sei pronto? Non dice niente, sarà pronto. Ok, apriamo il pacco. Tantissima spugna, vabbè, meglio che ce ne sia tanta piuttosto che non essercene. Via una spugna, via l'altra spugna, qua lo scontrino del nostro prodotto e voilà, ecco che cosa c'era all'interno di questa scatola, il nuovissimo Mavic Air. Partiamo dalla confezione, che sicuramente è in stile DJI, che poi è in stile Apple. Adesso apriamo questa scatola per vedere cosa c'è all'interno oltre al drone, quindi vedere cosa sono gli accessori che ci danno insieme a questo fantastico nuovo gioiellino DJI. Allora, cerchiamo di aprirla senza fare danni. L'apriamo così la pellicola, perché c'è sopra una pellicola protettiva, vedete? Quindi togliamo la pellicola protettiva, via. Dopodiché apriamo la scatola. Qua c'è il sigillo da tagliare, che è il sigillo che la scatola è nuova. Apriamo. Qua sopra troviamo subito il nostro drone DJI, il nostro Mavic Air, all'interno di questa custodia piccolissima, quindi suppongo che il drone sia veramente veramente piccolo. Adesso la lasciamo un attimo da parte e la guardiamo dopo tutti gli accessori che troviamo all'interno. Mettiamola da parte. La confezione anche all'interno è molto curata, soprattutto forse perché è nera, quindi fa un effetto molto fine, elegante. Tiriamo su la scatola interna e troviamo questa scatoletta. Andiamo ad aprire la scatoletta. E all'interno di questa scatoletta, che è la prima perché dentro ce n'è un'altra, troviamo i paraeliche, ok, poi troviamo le eliche di ricambio, sono 4, suppongo che siano quelle di ricambio, dopo andiamo a vedere se sono già montate sul nostro drone le altre, e tutti i manuali, credo che siano un po' in tutte le lingue. Tutti i manuali, da quello per le batterie, a quello per il drone, a quello per la garanzia, tutto quello che è manuali. La scatola, questa la spostiamo qua per adesso, riprendiamo la scatola grande, tiriamo fuori questa e c'è un'altra scatoletta simile a quella precedente. Andiamo ad aprirla,
troviamo il caricabatterie con da questa parte il caricatore per le batterie e qua due prese USB. Lasciamo qua un attimo, andiamo a guardare. Qua troviamo il cavetto dell'alimentazione, quello da collegare qua dietro e poi alla presa di corrente. Poi troviamo questo cavetto, che è un cavetto USB-USB-C, che credo sia il cavetto che serva per attaccare il drone direttamente al computer Windows o Mac. Poi qua troviamo due cavetti per collegare il radiocomando al nostro smartphone, quindi un cavetto che avrà da una parte USB-C e da questa parte avrà micro USB o Lightning per iPhone. Qua troviamo un riduttore USB-C a micro USB, sì, praticamente passiamo, è un riduttore per questo cavetto in cui passiamo da USB-C a micro USB. Poi troviamo questi supporti, aspetta che apriamo, che andiamo a guardarli, che non so cosa sono. Quindi questo è l'adattatore di cui parlavamo prima e questi sono, lo scopriremo a cosa servono, adesso non so, andremo poi a scoprirlo. Poi la scatoletta questa adesso è vuota e adesso c'è un'altra scatola che contiene il radiocomando. Questo è il radiocomando, andiamo a togliere l'adesivo di protezione, andiamo a aprirlo, questo, ah ok, queste sono le levette che vanno montate qua sopra per ovviamente per guidare il nostro drone, però le possiamo togliere e mettere perché così il nostro radiocomando diventa tascabile e non ha le cavoli di levette che danno fastidissimo quando ce lo portiamo in tasca o nello zaino e che rischiamo anche di danneggiare il radiocomando. Qua le possiamo togliere e mettere, addirittura le abbiamo anche qua, vedete qua all'interno ce ne sono due, perché sono quando le togliamo dalla loro postazione le possiamo andare a inserire qua per avere sempre con noi. Queste sono di ricambio nel caso ne perdiamo una di queste, visto che è un attimo perdere perché non sono veramente piccole. Qua abbiamo di ricambio due levette. Questa è una cosa molto utile, soprattutto molto intelligente il fatto di avere queste levette che si tolgono, perché è una stupidata, però intanto DJI l'ha fatto e nessun altro, o perlomeno la maggior parte degli altri produttori, non l'hanno fatto. Il radiocomando è fatto benissimo, cioè i materiali sono spettacolari, si capisce proprio che è curatissimo, non è un giocattolo, cioè veramente ottimo il radiocomando. Non ha il display come il Mavic Pro. Proviamo ad aprire le antenne, vediamo la pellicola, diciamo che a pellicole DJI non vada a spese, guarda quello che costa. Vorrei anche vedere che vada a spesa le pellicole. Ok, qua abbiamo le nostre antenne, quindi per il radiocomando direi per adesso è tutto. Poi ok, nella prova che faremo quando lo proveremo a far volare tireremo delle conclusioni in più sul radiocomando, sul suo funzionamento, perché vabbè, adesso è solo un unboxing. Mi raccomando, quindi se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, così non vi perderete la prova in esterno che faremo con il drone. Soprattutto perché sarà una prova sincera, lo faremo proprio da clienti DJI, cioè visto che l'abbiamo pagato, se c'è qualcosa che non ci soddisfa lo diremo nella nostra recensione che faremo in esterno, perché se una cosa non ci va bene con quello che l'abbiamo pagato possiamo dirlo tranquillamente, se invece andrà tutto bene tanto meglio, siamo ancora più contenti che questo drone non abbia difetti, perché sulla carta è veramente ottimo. Però poi bisogna vederlo in pratica.
Adesso andiamo a togliere tutto questo casino che abbiamo tirato in piedi. Quindi togliamo il radiocomando, togliamo il riduttore, togliamo il caricabatterie, togliamo il cavo dall'alimentazione, togliamo il cavo per connetterlo al PC, togliamo i paraeliche, facciamo un attimo pulizia, mettiamo via anche le due closcettine e finalmente prendiamo il nostro drone. La confezione è piccolissima, quindi sono proprio curioso di vedere com'è questo drone, anche perché lo sto vedendo anch'io per la prima volta con voi. Cioè, fino adesso non l'avevamo ancora visto nemmeno noi. Giusto, Ricky? Ma a parte che te non lo stai guardando neanche adesso, perché mi guardi a me? Ma è qua, Ricky? È di qua? No, mi guarda a me. Ok. Dopo te lo faccio vedere qua. Ok, Ricky, guarda la confezione. Ok, adesso l'ha guardata, a meno che lui sa che è molto piccola. Andiamo a aprire la confezione. Oh, mamma. Ragazzi, è spettacolare. È una cosa fuori da... Cioè, è piccolissimo. Allora, c'è una cosa da dire. Che a livello di design, cioè, guardate, è una cosa eccezionale. A livello di design, DJI, secondo me, non ha uguali. Cioè, oltre a fare prodotti sicuramente di livello superiore, non ha uguali nel fare i prodotti a livello di design, perché, cioè, adesso è vero che il design non serve una cippa per farlo volare o per fargli fare cose eccezionali, però neanche in un telefono serve, eppure stiamo sempre a guardare se il telefono è figo a livello estetico. Cioè, questo è eccezionale, è curatissimo, c'è un design che è spettacolare, ragazzi, non potete immaginare averlo in mano. Che emozione, cioè si vede lontano 1,5 km che non è fatto bene, di più, e ogni cosa è stata disegnata, secondo me, provata a essere ridisegnata e ridisegnata fin quando hanno ottenuto questo. Cioè, solo questa presa d'aria qua, non so se la vedete, questa presa d'aria qua è eccezionale. Cioè, questo profilo di grigio più chiaro rispetto al nero opaco, noi l'abbiamo preso nero, però è disponibile sia rosso che bianco. Sono tre le colorazioni che DJI ha fatto per il Mavic Air. Adesso andiamo ad aprirlo per guardarlo più da vicino, ma secondo me già così è imbarazzante da quanto è piccolo e curato. Togliamo la custodia, che anche questa secondo me è curatissima, anche la custodia è fatta benissimo. Appoggiamolo un attimo, cioè, ragazzi, non è piccolo, di più. Cioè, se è piccolo così, fa le cose dichiarate da DJI e le fa bene, quindi vuol dire che tutta la tecnologia che gli permette di fare tutte le cose imbarazzanti, nel senso che pochi droni o nessun altro drone di queste dimensioni è in grado di fare, veramente tanto di cappello a DJI, che è riuscito a mettere una tecnologia esagerata in un prodotto così piccolo. Cioè, è irreale. Cioè, io ce l'ho in mano, ma non ci credo che possa fare quello che ha dichiarato DJI in una dimensione così, perché non può essere vero. Andiamo ad aprirlo. Anche qua togliamo tutti gli adesivi. Ok. Però Riccardo, collabora un po'. Ma non mi aiuti oggi, faccio tutto io. Togliamo quello sotto, anche già che ci siamo. Che spettacolare, se guardate bene, è gimbal. Cioè, quando c'è la protezione, praticamente qua è tutto chiuso. Ma non è chiuso perché la protezione chiude tutto. Cioè, qua il gimbal e la telecamera sono chiusi dentro, già lateralmente sono già chiusi dentro, che è una cosa stupidissima, ma che praticamente nessuno fa, che io mi sono sempre chiesto, ma perché non lo chiudono dentro sto cavo di gimbal che è così delicato? E alla fine DJI invece ci è arrivato e lateralmente l'ha chiuso dentro e gli ha fatto questa copertura per quando si trasporta, che è veramente eccezionale. Cioè, questo diventa, cioè, guardate il dietro, guardate il davanti dove c'è il gimbal, praticamente è uguale, perché l'hanno chiuso benissimo. E anche qua
tanto di cappello, DJI, che dal punto di vista del design, della cura, dei dettagli, cioè secondo me proprio non ha uguali, neanche nel prezzo, però non tutto il prezzo è nel senso esagerato per niente. Lo andiamo ad aprire, questo bisogna ruotarle, ok, apriamo questa, apriamo la gambetta, questa adesso bisogna ruotarla, cioè ragazzi guardate questo drone, è qualcosa di eccezionale, cioè è piccolissimo, è appena un po' più grande di uno Spark, con la cosa che non fa di più di uno Spark, fa molto di più di uno Spark, praticamente fa quasi quello che fa un Mavic Pro, anzi certe cose addirittura il Mavic Pro non le fa, cioè la velocità che raggiunge questo il Mavic Pro non la raggiunge, e anche certe funzioni della telecamera, l'effetto a 360 gradi il Mavic Pro in questo momento non ce l'ha. E un'altra cosa che ha, almeno sempre sulla carta, poi le proveremo, è lo schivare gli ostacoli, cioè lui non solo si ferma se c'è un ostacolo, ma se vogliamo e attiviamo la funzione, schiva l'ostacolo, si sposta e passa se ovviamente l'ostacolo lo permette, se no si ferma. Perché diamo un'occhiata veloce dal punto di vista tecnico, ha sensori ovviamente davanti, sensori laterali da tutte e due le parti, e novità ai sensori dietro, anche questa è una novità che ha solo lui per adesso, nel Mavic Pro, nello Spark hanno i sensori dietro, questo li ha anche dietro, ovviamente sotto, perché poi sono anche quelli che danno la stabilità quando non prendiamo i segnali del satellite, ovviamente sono quelli sotto che danno la stabilità a questo drone, che poi è uno dei suoi punti di forza, cioè la stabilità dei droni DJI credo che sia indiscussa da tutti, suppongo che anche questo faccia la stessa cosa. Adesso andiamo a provare a tirare via la custodia del gimbal. Oh mamma, cioè guardate, ve lo lascio qua in piedi, cioè guardate la custodia che protegge il gimbal, è una cosa eccezionale, cioè piccolissima, praticissima, ma lo chiude totalmente. E anche adesso guardate questa telecamera, non è piccola, è piccolissima, però è una telecamera che riesce a riprendere a 4K a 30 frame al secondo, cioè una cosa che è molto più piccola di quella del Mavic Pro, ma ha le stesse caratteristiche tecniche sulla carta, cioè 4K a 30 frame al secondo, stabilizzata con un gimbal su tre assi, cioè come il Mavic Pro, ma però il tutto su una dimensione che è piccola, ma piccola, guardate, piccolissima, cioè non vedo l'ora di provarla, cioè già solo la telecamera da fermo, perché è una cosa esagerata. Passiamo alle batterie, ecco qua le batterie, queste batterie DJI dichiara che il drone può volare 21 minuti, cioè un 5-6 minuti in meno rispetto al Mavic Pro, un 5-6 minuti in più rispetto allo Spark. Queste batterie che sono da 2375 mAh, ricordiamo ancora che questo drone va a 68 km all'ora, cioè ovvio che se andiamo a 68 km all'ora e sta cipa che le batterie durano 21 minuti, questo mi sembra anche scontato, però secondo me veramente da ammirare un drone così piccolo che possa andare a 68 km all'ora, perché non ci va neanche il Mavic Pro. Adesso proviamo a rimontargli la protezione del gimbal, vediamo come funziona la sua protezione, ok, così spinge, mamma mia, cioè solo la protezione è qualcosa di eccezionale, cioè solo quella merita già di suo, cioè senza neanche aver adoperato il drone, già la protezione del gimbal è qualcosa di spettacolare, cioè quando è chiuso ha una pulizia della linea di tutto che è una cosa
Cioè, è minimal, ma allo stesso tempo curatissimo, cioè eccezionale. Complimenti a DJI per il design e la cura dei dettagli e dei materiali, perché anche i materiali si vede lontano 1 chilometro che non sono buoni di più. Adesso provo a farlo guardare a Ricky, se... Ricky, ti piace? Hitachi acconsente, quindi suppongo che anche a Ricky piaccia questo drone. Adesso lo appoggiamo qua. Quindi, se non volete perdervi la prova in esterno con le opinioni sincere di gente che ha pagato per comprarlo, quindi si sente in dovere di criticarlo nel caso abbia dei difetti, se non li ha tanto meglio, anzi, con quello che costa speriamo non ne abbia. Iscrivetevi al canale, così almeno non vi perderete questa prova. E se il video vi è piaciuto, lasciateci un pollice su e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ricky, saluti i nostri iscritti. Ricky, saluta chi ha guardato il nostro video. Ricky, saluta chi ha guardato il nostro video. Perché non li saluti? E vabbè, fai quello che vuoi.